Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Per sbaglio sotto casa tua, ho visto il cielo schiarirsi, ma era una bugia. Ho visto uscire qualcuno, ti portava via, ed ho sentito qualcosa, ma era la polizia. La prima domanda è la più semplice, probabilmente la più semplice o la più complessa, dipende da come la vedi. Chi è Marco Lita? Allora, oggi ho risposto a una domanda simile. Allora, sono praticamente una persona piuttosto semplice, soltanto che mi definisco un romantico pensatore, diciamo così. Uno che riflette molto sulle cose e ne vede tutte le sfumature belle o brutte, ma sempre con una, diciamo, un finale che potrebbe essere romantico alla fine, dai. A questo punto, Dando, prima partiamo un pochettino del nuovo brano, Tregua. Come nasce e da come nasce il titolo poi? Allora, quella è stata una cosa, un esaurimento quasi, quello che adesso si chiama burnout, sai, i tecnici del settore chiamano così. E niente, ero quasi in tilt completo perché, sai, stavo scrivendo le cose per il disco, poi c'avevo un sacco di altre cose in mezzo, quindi mi cercavano sul cellulare, che suonava tutti i giorni sempre, non mi lasciavano in pace, ma questi così, quello, insomma, una serie di cose. Entro dentro un autobus alla fine, che solitamente era vuoto di solito, invece quella sera era pienissimo di gente, non si sa perché, la prima volta in vita mia. Allora ho detto, madonna, pure qua tutta sta gente che mi sta addosso, datemi tregua, ho pensato, no? Con questo, proprio con questa sfumatura romana. E allora poi sono tornato a casa e ho scritto questa canzone un po' innervosito da tutto il sistema che non ti lascia fiatare, sai, quando entri nella ruota, dopo a un certo punto c'è sempre qualche cosa da fare, capito? Allora non c'è mai un attimo in cui dici calmi tutti, adesso facciamo tutto, non puoi dirlo, no? Quindi me lo sono detto da solo, ho detto madonna ragazzi, datemi tregua, e quindi insomma poi è partito tutto quanto il testo, ecco. Una copertina particolare con questa chitarra che è un pochettino sbiadita, un po' mossa. Allora, quella è ovviamente la mia. E sopra ci sta il cappello, ci sta un cappello. È tipo una specie di, invece di un cartello, torno subito, l'ho lasciato quello come per dire adesso, sta tutto là posato e ci vediamo tra un po'. Ed è appunto sfumato, ci sta un'inquadratura, cioè come se fosse abbagliata soltanto quella parte là, bruciata quasi, insomma, la foto, ed è sfocata come quando, sai, c'è il calore, quello forte, forte, quando fa caldo tantissimo e vedi sull'asfalto le onde che sfumano l'orizzonte, no? Così più o meno, quindi è proprio, è pure là, pure, anche il caldo ti dà una sensazione di madonna, sto caldo non ci dà tregua, quante volte ti ho sentito, no? E allora ho detto, ah, mo ci metto una cosa del genere che sta proprio di una cosa che ti sta asfissiando, e niente, quindi è nata così pure quella. E le emozioni che provi quando suoni dal vivo, che davanti c'hai tanta gente che inizialmente poi c'è un silenzio che in realtà a volte parla, però ti guardano, poi sorridono, cantano, si emozionano. Tu che sensazione provi? Si riesce a vederli poi? Capita, a volte non vederli. Ah sì, a volte non si vede niente, però diciamo che il più dei concerti che si fanno, specialmente tante volte, diciamo, dei concerti più piccoli, eccetera, li vedi e come, insomma. Non tutti, diciamo, le superluci, eccetera. Le sensazioni... Allora, il silenzio è per me un sollievo, cioè nel senso che ho fatto e faccio tuttora un sacco di concerti dove non sei l'evento principale, quindi non è che la gente sta guardando sempre te, specialmente, sai, nei locali anche più grossi, comunque c'è un chiacchiericcio di fondo sempre,
E quindi quando senti quel silenzio lì, in realtà per me è un sollievo, e quindi lì do, già do il massimo sempre. E lì sono proprio la concentrazione alle stelle, e quindi appunto sento di essere nel posto giusto al momento giusto, ecco, questa è la sensazione principale. Quando si suona una canzone, ovviamente la canzone ha una vita, cioè tu sai che sai quella canzone, però abbiamo notato che salendo sul palco, comunque suonandola dal vivo, in realtà poi la tua canzone prende vita e si trasforma anche a seconda di chi c'hai di fronte, ma soprattutto dove ti trovi. Beh, sì, questo è molto importante. Tu pensa che ci sta, forse no, una delle mie che era uscita, l'ultima che era uscita l'anno scorso. Praticamente, io vivo in Belgio e è piaciuta tantissimo a delle persone straniere che mi seguono molto assiduamente, e quando ci stanno loro la cantano anche un po' sbagliata, no? Se voglia, perché giustamente non sanno effettivamente le parole che stanno dicendo, come quando si cantava prima dei testi evidenti su internet, si cantava in inglese un po' a caso, no? E niente, quindi mi fa lì prende tutto un altro senso, perché c'è la gioia, cioè io vedo che loro vogliono sentire la canzone, vogliono esserne partecipi, pur non sapendo effettivamente quello che stanno dicendo, e quindi lì assume proprio il significato di innanzitutto di un lavoro ben fatto, perché se prende così è sempre buono. E poi c'è proprio il senso del seguito. Ormai si parla sempre di questa parola, bisogna averci un seguito, bla bla bla. Lì, ecco, il senso di qualcuno che ti segue è proprio chiaro e palese, perché dicono esattamente quello che dici tu, senza sapere perché e per come. Ci sono collaborazioni che hai fatto che ti hanno dato un qualcosa in più, oppure che ti piacerebbe fare, che ti avessi la sensazione che ti potrebbe dare quella cosa in più, quello stimolo o comunque qualcosa in più, ecco. Allora, quando abbiamo lavorato al disco, io ho collaborato, cioè insieme a me hanno lavorato Gabriele Roia e Claudio Bruno a fare gli arrangiamenti, no? Rispettivamente suonano il basso e la chitarra con Gazzelle e poi altri. Claudio, in special modo, sono tutti e due fantastici. Gabriele, vabbè, siamo amici di infanzia, quindi già lo conoscevo. Claudio me l'ha fatto conoscere Gabriele. E quando ho visto lavorare il metodo con cui registra le sue chitarre, cioè essendo chitarrista anch'io, mi ha dato delle dritte notevoli, e anche il modo di approcciarsi a un determinato arrangiamento piuttosto che a un altro, è stato veramente un accrescimento, ma tipo altissimo. Perché poi a un certo punto tutti quanti possono dirti una cosa o quella minima cosa che può farti crescere sempre un po', no? Poi chiaramente quando lo vedi fare è ancora meglio, perché lo apprendi immediatamente, essendo che già lo sai fare. Okay? Quindi è una cosa. Queste le collaborazioni in studio che mi sono già servite, sono state utili. Le collaborazioni dal vivo che mi piacerebbe fare, diciamo, se parliamo di cose veramente astratte, ce ne stanno un'infinità. E diciamo che quelle più tra le astratte, quelle più concrete, mi piacerebbe scrivere un pezzo insieme a Fulminacci, che va di un po' il naso attappato, scusate, che sto un po' male, che adesso sta andando bene e scrive veramente in maniera interessante. È molto giovane, e forse ci passiamo una decina d'anni. Infatti, sarebbe bello scrivere un testo insieme proprio su questo fatto qua, su come si vedono le due realtà in maniera differente, e con questa differenza d'età. E poi mi piace molto come entra nei pezzi degli altri, specialmente in quelli pop, da Supreme, che è un ragazzo, veramente non so chi sia, cioè nel senso che non si sa, non si vede, non si sente, però scrive molto bene le cose all'interno dei pezzi degli altri. Lui le cose sue le ho valutate un po' meno, l'ho ascoltato un po' meno, però ogni volta che fa una presenza all'interno di un disco, di una canzone, eccetera, spacca, quindi mi piacerebbe.
E poi ci saranno le superstar internazionali, boh, quelle te ne potrei citare 400, quindi non ne diciamo nemmeno una, che siamo a posto così. Benissimo, ma no, prima cosa perché lo strumento è scelto la chitarra, ma poi tu fai pop, rock, ma bisogna per forza catalogare un artista, perché effettivamente ognuno produce musica, poi in quel momento, in quel brano può essere un po' più pop, un po' più rock, può essere un trap, potrebbe, cioè bisogna per forza chiuderlo in una scatola e dargli quella scatola. Allora, con me, guarda, potremmo aprire un discorso lunghissimo e tra l'altro sfondi una porta aperta. Per me no, cioè, nel senso che se a un certo punto, perché la musica deve esprimere delle cose, tipo Tregua è un brano più arrabbiato, non avrebbe avuto senso farlo pop, perché il pop non è rivoluzionario, è reazionario, ok? Quindi reagisce a ciò che ha intorno e basta. Invece il rock è uno stile un po' rivoluzionario. E quindi se vuoi fare una rivoluzione che sia interna, quindi una cosa per te stesso o una cosa che dia un senso forte anche agli altri, devi usare quel genere musicale. Se vuoi una cosa estremamente lenta o pacifica, che alle orecchie suoni come una cosa rilassante, vai su strumenti più classici, inserisci, non so, degli archi, dei violini che possono essere potenti alla stessa maniera come fa per esempio Hans Zimmer nei suoi film. No? Però sono comunque accompagnati da strumenti elettrici o elettronici, quindi alla fine tutto dipende. Però forse per me non mi chiuderei a fare soltanto una cosa, eccetera, anche perché poi accumuli background e lo rimetti nei pezzi successivi, quindi è sempre così, insomma, è sempre un crescendo. Purtroppo però ti dico che c'è chi etichetta te, cioè se noi vogliamo lavorare con un etichetta discografica, con un'agenzia, non so, a un certo punto queste persone devono dire a qualcun altro il prodotto che gli stanno vendendo. E allora non è che puoi dire è uno che fa un po' tutto, non c'ha senso, no? Perché non tutti i locali fanno suonare qualsiasi cosa, anche questo. Non tutti i concerti sono per tutti. E allora, boh, cioè se io ho un pezzo fortemente elettronico, comunque non andrò a suonare in un festival di musica elettronica, perché non è quello il target, insomma. Quindi se ci sono dei finché ci sono dei target, delle cose su cui bisogna fare colpo, sui quali bisogna fare colpo, ci devono essere anche delle etichette da attaccare a questi target, se no non c'è senso. E quindi purtroppo, sai, è una cosa che sta un po' in mezzo. Abbiamo visto che vieni da Roma, non sei romano, ma sei romano d'adozione. Una scuola romana musicalmente abbastanza grande. Vabbè, i più classici Venditti, però possiamo ricordare Roberto Mariani, Piotta e tanti artisti. Se ti piace, cioè, se potessi fare un duetto con qualcuno dei romani, in realtà, chi ti piacerebbe fare a questo punto? A me piace molto Max Gazzè e anche, vabbè, i classici valgono, cioè De Gregori vale. Certo. Allora, De Gregori, Renato Zero, che li amo alla follia, e appunto Gazzè, poi anche Nicolò Fabio è molto interessante. E insomma, la scena è sempre stata full. Adesso stanno appunto Fulminacci di Roma, Gazzelle romane. Insomma, dai, ce ne stanno. E a questo punto lavori con... Uscirà sicuramente un album. C'è in programmazione un album. Sì, praticamente l'album è uscito ieri, era mercoledì? Sì. Fresco Sì, oggi è giovedì, sì, è uscito. fresco ce l'hai. Quindi sì, la risposta è sì. È in Siamo stati. versione fisica o in versione Allora, la versione digitale? fisica è tutto in versione digitale. La versione fisica non viene stampata e non verrà stampata fino a quando non potrò stare davanti a delle persone a suonarlo. Questo purtroppo dipende. Ah, quindi fino a quando? Quando ti è mancato il palco di questo anno e mezzo, 2 anni di silenzio? Allora, la risposta è proprio ora, in questo momento, l'istante in cui stiamo parlando. Ti giuro,
ci stavo pensando stamattina, perché praticamente è successo un'altra. Io sono in Belgio adesso e praticamente è successo che qui hanno fatto un'altra riunione, non si sa bene, il Belgio è scarso dal punto di vista Covid, nonostante sia stia a Bruxelles, che è la capitale d'Europa, non riescono troppo a gestire questa situazione. Boh, vabbè, non lo so, non entriamo nella politica che non ci interessa. E quindi pensavo che mi hanno risposto a delle mail dicendomi che ancora non si suonava, eccetera, e allora mi manca il palco, ma specialmente ti dirò, mi manca il palco italiano, proprio nello specifico, perché è proprio quello che dove vorrei essere adesso, dentro a qualche club a preparare una serata. C'è il fatto che effettivamente all'estero l'italiano musicalmente è visto bene, poi molto spesso in Italia lo stesso artista non è considerato. Allora, l'Italia è un paese fatto di gelosia e questo qua comporta in ogni campo, questo comporta la difficoltà, perché se io dico ad altri ragazzi, oh raga, venite a vedere il mio concerto, eccetera, e questi suonano o cantano anche loro, scrivono canzoni, era difficile, cioè, nel senso è difficile che vengano, non so, c'è una sorta, è strano. All'estero c'è molta più comunità, ecco, diciamoci la verità. E non è che il musicista italiano è apprezzato all'estero sempre e comunque, sai, perché siamo i più diligenti, nel senso che chi studia, chi ha studiato musica, in Italia ci sono dei grandi conservatori, delle grandi scuole, e i musicisti che escono dagli stessi conservatori all'estero, quindi con di pari grado, io ci ho suonato insieme con alcuni, non sono così preparati. Ok, questa qui è una cosa che si riflette dal punto di vista scolastico a 360 gradi, lo vedi con i laureati, lo vedi con. Cioè, in Italia c'è sempre questa cosa che il laureato in Italia non va bene, poi va all'estero e diventa il super premio Nobel, no, in 4 anni, tipo, sai, tutte queste cose strane. Purtroppo nella musica è la stessa cosa, diciamo che c'è tutto un giro, se ci riesci ad entrare. Va bene, se no fai più difficoltà, ecco, non è che ci si arrende, però fai molta più difficoltà perché non è inclusivo, ecco, è un po' esclusivo il mercato. A questo punto, alla Mazzullo, ti pongo l'ultima domanda. Sì, poniti una domanda e datti una risposta. Che domanda ti faresti? Allora, che domanda mi farei e mi devo dare anche una risposta? Oh cielo, all'inizio te l'ho detto che sono uno che si interroga parecchio, quindi difficile c'è qualche domanda che potrei farmi senza che io non mi sia già dato una risposta. Vediamo un po' cosa potrei chiedermi. Chissà, non so, progetti futuri, cose di questo tipo, perché è una risposta che ancora non riesco a dare. Però ti dirò che i miei progetti futuri, sto già scrivendo dei pezzi, alcuni sono in lavorazione, in studio appunto prima. Stavo lavorando mentre ti aspettavo e praticamente sono pezzi nuovi che esulano da questo disco che ormai è uscito, Arrivederci, appartiene al passato. E quindi guardo al futuro con un po' di sound un po' più carico, facendo tesoro anche di queste cose qua. E spero di riuscire a organizzare un famosissimo tour, famoso nel senso che il famoso tour di cui parlavo, quindi cominciare a ricalcare qualche palcoscenico serio italiano, dai. Bene, allora l'ultima domanda, la più banale che possa essere fatta in assoluto, è che cos'è la musica per te? Beh, non so, è quello che sto vivendo, dai, è esattamente così. Sì. Perfetto. No, perché a volte le domande banali, se non si fanno, poi dopo diventiamo troppo intelligenti, forse allora bisogna ogni tanto fare qualche domanda cosiddetta banale e aspettiamo le risposte, da format. Prima, infatti, alla fine nessuna domanda credo che sia banale, Anche eh? Perché perché il mondo è magari. fatto ormai di format, X Factor, su Sig e Vales, cioè ormai è diventato l'artista, deve essere usa e getta, cioè fai due dischi, buff, hai fatto il tuo successo, finito lì, finisce Se li la fai due puntata. Se dischi, certo. fai dischi. E ovviamente X Factor, l'unico caso che è uscito buono per ora sono i Maneskin.
perché hanno avuto la fortuna di produrre. È un caso, quello è un caso, si chiama, sai, il caso mediatico, il caso, non lo so, sono bravi, eh. Però l'altra volta parlavo con un mio amico un batterista e mi ha detto, ma tu ce la senti effettivamente tutta sta roba che stiamo sentendo? Perché praticamente stavamo ascoltando, guarda, una band americana che non mi ricordo come si chiamano, lui li conosce a memoria perché appunto, vabbè, che sono identici alle Zeppelin, cioè fanno esattamente le stesse cose. Però ci hanno tanto successo, sono giovanissimi questi ragazzi e non c'ha senso, per noi non c'ha senso perché sono uguali, noi le Zeppelin già li conosciamo, che ci importa, cioè devi avere il surrogato delle Zeppelin lì pronto, però vanno tantissimo, riempiono veramente un sacco di palazzetti, posti, festival, cose, mi dispiace che non mi ricordo il nome, se no, ed è più o meno qui siamo. La stessa lunghezza d'onda. Poi ecco, naturalmente c'è che Damiano canta molto, molto bene, cioè nel senso che se proprio dovessimo parlare dei Maneskin, io parlerei di un cantante che effettivamente in Italia non c'era, nel senso uno con questa voce un po' e questa personalità un po' reggae, no? Un po' più scura al servizio del rock e del pop, perché alla fine i pezzi pop ne hanno fatti pure loro. Quindi insomma. È un caso, e va bene così, nel senso che se se ne parla, che in Italia c'è buona musica, a me sta bene. Quindi, vi saluto tutti, vi ringrazio per l'attenzione e il tempo, soprattutto che mi avete dedicato, e niente, buon ascolto di tutto, di qualsiasi cosa, ma soprattutto della mia musica, e ci sentiamo presto, penso. Ricordiamo gli indirizzi dove raggiungere, dove poter trovare il disco, dove poter ascoltare tutti i brani. Tutti i brani li potete ascoltare ovunque, cioè in ogni piattaforma che preferite, quindi Spotify, perché Spotify, Amazon Music, eccetera, anche su SoundCloud, YouTube, dove volete. SoundCloud è proprio free, cioè nel senso che può entrare chiunque, può ascoltarli. YouTube, eccetera, quindi quello che veramente preferisco, Deezer, so che qualcuno usa Deezer, Apple Music, Spotify, cioè invece per quanto riguarda me mi trovate su Facebook e Instagram, senza esagerare, nel senso che non ho TikTok e cose di questo genere. Quindi è molto facile, marco.olita oppure soltanto Olita, e trovate le mie pagine subito, insomma. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Per sbaglio sotto casa tua, ho visto il cielo schiarirsi, ma era una bugia. Ho visto uscire qualcuno, ti portava via, ed ho sentito qualcosa, ma era la pura.